L'orologio che lavora, l'orologio che lavora, consuma, però o va avanti o va indietro, pur registrandolo minuziosamente, delicatamente, che deve fare sempre 24 ore, ma intanto l'oscillazione, il tempo e cose, è sempre o che va avanti o che va indietro. Invece, con la spirale brevetta, la spirale brevetta è il filo capillare, la molla, invece di essere una molla di 8 tonne da gira, così viene una molla piana, però circolare, messa sul bilanciere che lavora così. Allora il metallo che è fatto la spirale, è fatto né di acciaio né di peso, e né di oro né di argento, è fatto di una composizione chimica che è un prodotto che annulla l'uniformità, la deformità, che portasse 2 minuti in avanti nei 24 ore, oppure 2 minuti indietro nei 24 ore. Invece questa molla speciale che ha l'orologio nel muso che lavora fa oscillare, che c'entra la precisione, e si chiama spirale brevetto, che l'hanno messo tutti gli orologi che prima non c'era, hanno pagato i diritti a queste ditte, chi ce l'ha altri diritti, hanno pagato i diritti a queste ditte per poterne usufruire. Come cagnate l'automobile da ditta fare la tipo, qui da bandico, qui da bandico, e ognuno fa la tipo. Allora tutti gli orologi facevano ognuno 5 minuti in avanti, 5 minuti in avanti, 3 minuti, 4 minuti, sempre, mai c'era l'orario esatto. Invece con questa spirale, che è brevetto, chiamava, che è la parola di miscela di questi prodotti, che cosa fa? Compensa il tempo e lo stabilizza di una maniera tremenda, con precisione, che viene proprio e lo chiamano il genito. Quindi lei pensa che questa sia una delle marche più importanti? Una cosa importante, sono novità, come che ora hanno fatto, ha visto Sanago, hanno fatto, ha sentito Sanago, per 600 persone, cullettina, costante, guarda, se c'è il vende cose, una nave che pagano un prezzo, e viaggiano due sposini, viaggiano quasi, fanno una gira di vera via. Ah, è rilasciato anche un riconoscimento. Come? È rilasciato anche un riconoscimento molto importante. Non l'ho capito. No, dico, le hanno rilasciato un riconoscimento molto importante. Niente.